Bonjour ragazzi, bonjour, anche oggi iniziamo questo vlog dal lettone e qui anche oggi come al solito sono stata attaccata da questi due predatori, predatori pericolosissimi ragazzi, gatto Denver e gatta Stellina. Buongiorno. Ciao amore mio, sei il gattino più bello di tutto il mondo, sì, mi dai baci, grazie, grazie, baci, tutti baci, grazie amore mio, grazie amore mio. Amore mio, e gatta Stellina, buongiorno, buongiorno, signora gatta Scoiattolina. Sì, annusami, non si sa mai che io sia un'altra persona. Oddio, che fa? Che fa? Dove va? Ah, qua. Ah, ok. Ciao, ciao, ciao. Ciao, gatta Stellina. Non riesco neanche a metterti a fuoco, gatta Stellina. Ti avvicini tantissimo, sei bellissima, mia gattina Stellina mia. Sì, sei bellissima. Sei bellissima. Mia family, come stanno andando le cose da voi con tutto quello che sta succedendo? Praticamente la gente si è barricata in casa, anche a Trieste le strade sono vuote. Devo dire che però per fortuna nessuno sembra aver svaligiato i supermercati qui. Però mi hanno detto che la mucchina e disinfettanti per le mani, mascherine, quelle invece sono finite. Che mi sembra un po'... non lo so, esagerato forse qui da noi, però in realtà meglio prevenire che curare, meglio essere più prudenti piuttosto che troppo poco prudenti, quindi teoricamente. Vabbè ragazzi, i miei capelli sono un disastro, oggi devo lavarli. Oggi staremo a casa per la maggior parte del tempo, a parte questa sera che uscirò, ma per il resto starò a casa, anche perché nessuno praticamente vuole più uscire in questo periodo ragazzi, quindi ce ne staremo a casa con i gattoni, ma ho tantissimo lavoro da fare al computer e ho anche un unboxing molto molto speciale da parte, cioè da parte di Chanel, che vi devo far vedere ragazzi. Sto in realtà anche aspettando la spesa, che come sapete mi faccio consegnare sempre a casa. Il problema è che non mi stanno rispondendo dalla spesa e quindi presumo che abbiano o ritardato o annullato la consegna e non so nemmeno se la spesa mi arriverà. Volevo farmi un frullato per colazione ma non so se la spesa mi arriverà. Lascio il letto sfatto che si arieggi per gli acari eccetera eccetera ragazzi. Quindi per adesso lo lasciamo così e andiamo a vedere cosa possiamo mangiare per colazione. Oh gatta Stellina, buongiorno, niente cacca di Denver sul tappeto che già è qualcosa. Buongiorno. Ciao patatina mia, scusa che ti ho lanciato giù dal letto ma dovevamo alzarci. Vediamo che cosa possiamo mangiare per colazione. Oh, questi yogurt vegetali di soia, quindi direi di mangiare uno di questi yogurt con un po' di mirtilli. Qualcuno, come al solito, quando cerco di mangiare qualcosa non mi lascia mai in pace. Colazioncina pronta, yogurt di soia con un po' di quinoa e mirtilli. Ragazzi, vi tengo un po' informati su come sta proseguendo la giornata. Ho filmato delle storie sponsorizzate. Ecco il perché della mia maschera, che in realtà ne avevo veramente veramente bisogno, quindi non vedevo l'ora di filmare queste storie per Hello Body per poterla usare. Perché ragazzi, un sacco di punti neri. A parte che mi sono spuntati questi brufoletti. Oh mio Dio, si vedono tantissimo adesso. Sono veramente indecenti e non so come mai siano spuntati, e poi un sacco anche di punti neri, quindi mi sa che dovrò fare un giretto dalla mia dermatologa per chiedere aiuto. Oh mio Dio, se vi è mai capitato, perché io non ho mai avuto brufoli in questa zona, penso che sia un'intolleranza alimentare, ma fatemi sapere se vi è mai successo, perché a me assolutamente mai, e nell'ultimo periodo ne ho un sacco, quindi sono quasi sicura che si tratti di qualcosa che ho mangiato, non di creme particolari perché non ho usato niente di nuovo in realtà nell'ultimo periodo, quindi penso proprio sia una cosa alimentare. Comunque, fatte queste stories, adesso aspetto una quindicina di minuti che la maschera faccia effetto. Questo è il mio problema, nel senso che devo, cioè quando mi siedo, anche se uso lo sgabello più basso, comunque non mi vedo allo specchio perché sono troppo alta, quindi ho messo queste due scatole sotto allo specchio e adesso ripuliamo il tutto. Nel frattempo mi è arrivato anche un pacchetto da Diego Dalla Palma che apriremo dopo.
Tra l'altro questa è la mia nuova cosina di Chanel, che è una cosina anche di Moncler, vi devo far vedere. Però intanto Adesso vado a risciacquare questa maschera perché secondo me 15 minuti sono già passati e poi mi preparo. Nel frattempo accendiamo anche il robot aspirapolvere così se ne va in giro a pulire casa. Sfigato Denver. Momento make-up, ragazzi. Tra l'altro nel frattempo ho sentito quelli di supermercato 24 e la spesa mi arriva domani. Vabbè, ragazzi, fa niente. Per fortuna qualcosina ancora nel frigorifero ce l'avevo. Ma appunto sta andando tutto quanto in tilt in questo periodo. Sto usando il primer The Professional versione Pearl. Fatemi sapere se avete provato quello nuovo idratante. Com'è, se avete la pelle secca o normale. Per quanto mi riguarda, con la pelle mista eviterei per adesso di utilizzarlo perché sicuramente a metà giornata sono super lucida, quindi già a metà giornata sono super lucida comunque, quindi eviterei. Però se avete la pelle appunto secca, fatemi sapere se vi ci trovate bene, ma sono sicura di sì, io mi trovo benissimo sia con la versione Pearl che con la versione normale. Allora ragazzi, poi il fondotinta Wycon che ho usato qualche giorno fa, mi sono effettivamente resa conto che mi sa che per voi era il penultimo video. Ultimo? Penultimo video, mi sa. E il fondotinta Wycon, che è questo, è decisamente troppo giallo per me, quindi non posso utilizzarlo. E quindi ritorniamo sul Diego Dalla Palma, sul nudissimo, che ormai sto per finire ed è tipo la terza boccetta che sto per finire, ragazzi, non vi dico altro. Correttore, anche oggi uso lo Stay Naked di Urban Decay e ho riscoperto da poco questo correttore perché è molto chiaro, solo che l'avevo un po' abbandonato perché non copre tantissimo, però il fatto che sia così chiaro mi illumina un sacco il viso, quindi continuo ad usarlo anche se non ce n'è più moltissimo nella confezione, visto che è quasi finito. Questo è in colorazione, comunque 20NN. Con la cipria di Givenchy vado subitissimissimissimo a fissare la cipria sotto agli occhi, così non si formano le crepette, ragazzi. È indispensabile agire velocissimi, quindi. E come vi dicevo, è anche super importante tenere il viso rilassato, altrimenti se andiamo a spremere gli occhi, a strizzare gli occhi, è matematico che si formeranno quelle pieghette bruttissime. Ok, ho fissato anche il resto del viso con la cipria e poi blush e terra dalla mia palette Cheek Leaders di Benefit. Come al solito non ve lo dico più quali prodotti uso, blush e terra già lo sapete. Poi vado ad usare la Naked Honey per il trucco occhi, ragazzi, anche se non faremo niente di... Prima vado ad applicare la base, il primer, questo è di Fenty Beauty per gli occhi, non faremo un trucco molto elaborato per quanto riguarda gli ombretti, ma vorrei applicare questo eyeliner fucsia. Poi vedete, ho preso l'idea dal trucco che Emanuele Mameli ha fatto a Chiara ultimamente, a Chiara Ferragni, e lei aveva un giubbino con dei dettagli arancio, avrete visto sicuramente, e questo eyeliner arancio sugli occhi che secondo me stava molto molto bene. Poi ha fatto la stessa cosa, mi sa, il giorno dopo con il fucsia, perché aveva qualcosa di fucsia e poi aveva appunto questi dettagli con l'eyeliner fucsia. Adesso questo mi sembra un pochino più rosa piuttosto che fucsia, però secondo me può funzionare. Ma prima andiamo appunto a creare il nostro trucco occhi. Userò dei marroncini, questo è un color carne che vado ad applicare su tutta la palpebra, marroncino nella piega, poi lo stendiamo anche sulla palpebra mobile e sotto. Ok, adesso vado ad applicare l'eyeliner, questo è il Wonder Ink di Rimmel London. Ha un tratto molto preciso e molto nero questo eyeliner, mi sta piacendo un sacco, scoperta del periodo. Eyeliner rosa, vado ad applicarlo alla fine e all'inizio dell'occhio, vediamo come viene, ragazzi. Non so nemmeno se si riesce a vedere bene in videocamera, dal vivo si vede ma in videocamera non sono sicura. E adesso mascara, uso quello di Wycon, è il Fatal Glance. Matita sopracciglia, uso la Eyebrow Powder Pencil di Diego Dalla Palma.
E come rossetto, ovviamente, love you back di MAC. Ragazzi, da quando The Mails è andato a prendermi due nuovi stick di questo rossetto, lo uso quotidianamente, non posso farne a meno. Ah, era mancato tantissimo da quando l'avevo perso e adesso sono in fissa nuovamente. Ok, adesso non mi resta che fissare il trucco con il mio All Nighter spray di Urban Decay. Ok, lo so, ne spruzzo sempre un po' troppo, ma ho la sensazione che così duri meglio il make up. Ho fatto trucco pronto, così riuscite anche a vederlo meglio. Secondo me il dettaglio fucsia degli occhi sta molto bene con la maglia. Non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate. Mi sta piacendo un sacco questa idea dell'eyeliner colorato da abbinare all'abbigliamento. Che cosa ne dite voi? Fatemi sapere se vi è piaciuto questo make up nei commenti, ragazzi. Io adesso, vabbè, mi sono truccata, mi sono preparata, vado a mettere su una lavatrice, perché devo assolutamente mettere subito su una lavatrice, e poi invece mi metterò al montaggio, ragazzi, del video che deve andare online oggi alle 17:30. Niente di entusiasmante, ma anch'io faccio le lavatrici, ragazzi, quindi strapieno di roba. 40 gradi, perfetto, start. Alright. Ok, adesso mi metterò al montaggio del video che devo mandare online alle 17:30, anche se penso che ormai non farò in tempo. Comunque mi metterò adesso al montaggio e poi, come al solito, c'è sempre il solito lavoro al computer che è noiosissimo e di cui non vi parlo tantissimo, perché firmare contratti, controllarli, andare a scrivere note, rispondere alle mail, preparare fatture, è abbastanza noioso, quindi mi rendo conto. Ok, ho finito tutto il lavoro che dovevo fare al computer, il video è in caricamento e adesso... Ciao Gatto Denver, adesso ti saluto, esco, ma ci vediamo più tardi, amore mio. Sempre chiacchierando Gatto Denver e mi accompagna in giro per la casa, sei la mia ombra, non mi lasci un attimo? Chiacchierone che non sei altro, chiacchierone che non sei altro. Vi dicevo, questa maglia, mi chiedete sempre in tantissimi dove l'ho presa, mi sa di averla presa su Boohoo, ma non ne sono sicura e non ha più l'etichetta. Comunque una maglia neon fucsia, è abbastanza corta, poi ho questi jeans a vita alta, neri skinny, e le mie scarpe sneakers Balenciaga con questi dettagli fucsia che riportano un po' al top, scusate Gatto Denver. Poi ho questa eco pelliccia di A Paris e la borsa Chanel, ultimo acquisto che sto indossando tantissimo. Quindi adesso sono pronta, ragazzi, noi ci vediamo tra un po', io cenerò fuori, quindi ci vediamo dopo cena. In ogni caso, dopo, quando ritorno, spacchetteremo assieme il mio nuovo mega acquisto Chanel, di cui sono super 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 contenta, ma adesso non ho assolutamente tempo, altrimenti faccio ritardo, quindi dobbiamo fare l'unboxing dopo, ragazzi. Bacio, a dopo. Eccomi, ciao amore mio. Gatto Denver viene sempre a salutarmi, sempre. Ciao amore mio. Ciao la gata. No, la gatta oggi non ci degna della sua presenza, ragazzi, purtroppo starà dormendo. Amore mio, sì. Adesso appoggiamo borsa, cappotto e tutto quanto e andiamo subito a spacchettare il mio nuovo acquisto Chanel, ragazzi, già. Ho dato una sbirciatina, devo essere sincera, già ho dato una sbirciatina, e però adesso spacchetteremo tutto per bene. Il mio trucco non sarà più freschissimo, scusatemi ragazzi, comunque la serata è andata molto bene. Ho mangiato una pizza con mozzarella di bufala buonissima e un profiterol, anche quello strabuono. Comunque tutto sommato ha resistito bene questo fondotinta, perché se pensate che ce l'ho su tutto il giorno non è niente male. Adesso andiamo a spacchettare, allora, eccolo qua ragazzi. Oh, pesante, devo metterci la mano sotto, è troppo pesante. Tra l'altro mi aspettavo, devo dire, una scatola un pochino più grande per quello che ho preso, mi sembra un pochino piccolina la scatola, e in più questa volta sono un po' delusa perché non c'è il fiocco Chanel con la camelia, mi è arrivata proprio solo la box così, ed è la primissima volta che mi succede, non so come mai, forse non è stata la mia SA a preparare il pacchettino, di solito mi incarta sempre tutto benissimo e questa volta non c'è la camelia, non so se poi c'è all'interno. No, mi sembra di no, perché appunto ho già sbirciato. Qui c'è la ricevuta. Niente camelia all'interno, però
però. Ta-da! Allora, questo è la dust bag, potete vedere che si tratta di un modello classico. E ok, sono super 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 emozionata, ragazzi. Ta-da! Togliamo anche questo. Volevo farvi proprio un vero e proprio unboxing, ma in un vlog, quindi un mini haul nel vlog Inception. Ci sono un sacco di sigilli, non c'era il fiocchetto, non c'è la camelia, ma ci sono un sacco di sigilli. Wow, è bellissima, ragazzi, è bellissima. Eccola qui la mia nuova baby, ragazzi, è la medium in patent leather rossa con hardware champagne. Lo so, è la stessa identica borsa che ho già preso in nero, perché anche l'hardware è lo stesso, sempre in patent leather, questa appunto invece è rosso. Ed è, non credo si riesca a capire bene in videocamera il colore bellissimo che ha questa borsa. Comunque mi vedrete indossarla tantissimo. Ok, quando ho preso quella nera, dopo aver preso quella nera mi sono ritrovata ad usarla tantissimo, perché mi piace tantissimo questo tipo di pelle shiny, così lucida. E quindi poi ho visto questa rossa e me ne sono innamorata letteralmente. Non potevo assolutamente lasciarmela scappare. Sapevo che era disponibile in boutique in questo periodo e quindi sono riuscita anche a trovarla molto molto in fretta. Credo sia stato uno degli acquisti che ho fatto più rapidamente. Quindi sì, questa è la nuova aggiunta alla mia Chanel collection, ragazzi, sono super felice, domani finalmente posso indossarla. E poi voglio farvi vedere un'altra cosina, anzi mettiamo la nostra Chanelina così un pochino nel frame, così la apprezziamo ancora un po'. E poi voglio farvi vedere un'altra cosina che ho preso da Moncler. Ta-da! Non si riesce a capire bene, ma c'è una specie, c'è tipo il logo del brand, e in realtà è una cosina piccina ma molto carina secondo me. Questa è la tipo la dust bag richiudibile, ed ho preso il berretto di questo bellissimo rosa pastello, mi è piaciuto tantissimo, è super caldo, super morbido, e poi vabbè, rosa è il mio colore preferito e questo è bellissimo. Poi voglio abbinarlo ad un'altra cosina che sto per acquistare, non vi anticipo tantissimo, insomma lo sapete che sono tutto cosine che sto acquistando per questo viaggio che si sta avvicinando e non vedo l'ora. Adesso, finito l'unboxing, ritorniamo al vlog. Qui c'è Gatto Denver. Gatto Denver? Ah, altra cosina volevo farvi vedere, e apriamola assieme perché non so di che cosa si tratta. Diego Dalla Palma, La Vie Bohemienne, ragazzi, questo mi è arrivato proprio oggi. Spacchettiamo assieme la Spring Summer Collection 2020. Wow, ok, carini. Speriamo che siano opachi questi rossetti, ragazzi. Allora, che cosa c'è? Daily primer con fattore protezione 50, ragazzi, pazzesco. No vabbè, questo è ottimo e sono curiosissima di provarlo, utilissimo, 50 più, vabbè, fantastici, Diego Dalla Palma. Poi qui che cosa c'è? Una palette di rossetti, wow, eccoli qua. I colori sono molto belli, vorrei avere la pazienza di applicare i rossetti con il pennellino, di solito sono un po' più pigra e mi lancio sugli stick. Qui ce ne sono tre, Moulin Rouge Lipstick, vediamo se sono opachi, sì, allora questo è opaco, è il 254, colore stupendo, ragazzi, devo dire un rosso bellissimo. Poi ci sono due ombretti liquidi magnetici, wow, ok, sono tipo super 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 brillantinati, uno dorato e uno di questo marroncino. E poi, ok, mi si sta scaricando la batteria. E poi abbiamo una polvere per il viso compatta, ah ok, sono una terra ed un blush, che carini, molto molto bello questo duo, ci piace. Quindi grazie mille a Diego Dalla Palma per questo super super regalo meraviglioso. E ragazzi, adesso, visto che è tardissimo, ma io non vedevo l'ora di tornare a casa e farvi questo unboxing, ma comunque, visto che è tardissimo, adesso vi saluto, vi mando
un bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video, ricordatevi sempre che vi voglio bene, grazie per tutti i bellissimi messaggi che mi mandate, non li do mai per scontati, e sapere che siete lì per me, che mi state vicino, vuol dire tantissimo per me, tantissimissimissimo, non avete idea, quindi bacio grande, abbraccio forte 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 e a domani, ciao!